ci troviamo a San Giovanni Rotondo, splendida località della Puglia. Scopriremo insieme la città, i suoi monumenti, le sue chiese e la vita di Padre Pio di Pietralcina. San Giovanni Rotondo è una città che è nel nord della Puglia, nel Gargano, è ad un'altitudine di oltre 500 metri. È in qualche modo vicina sia al mare, perché è una città che è vicina a Mattinata, è vicina a Vieste, è vicina a Peschici, e quindi oggi possiamo offrire anche una presenza anche sui luoghi balneari. È anche a due passi dal Parco del Gargano, una grossa fetta del suo territorio è anche nell'ambito del parco, quindi zona protetta, una zona di alto pregio ambientale. Il territorio di San Giovanni Rotondo è un territorio roccioso. San Giovanni Rotondo sorge su una montagna che poi un po' fa parte della famosa montagna sacra, il Gargano viene definito la montagna sacra, e che in qualche modo è l'emblema anche di un territorio aspro, rude, a volte anche selvaggio. Quindi noi oggi siamo San Giovanni Rotondo, e quindi su questa montagna il paesaggio è dominato da boschi, da foreste. Ci piace ricordare anche le località più rocciose, praticamente Monte Calvo, dove ci sono queste zone carsiche di grande interesse naturalistico. Ci piace ricordare anche le zone attorno al lago di Sant'Egidio, dove ci sono questi pascoli, questo ex lago che adesso è stato prosciugato, ma che in maniera quasi naturale torna a formarsi nel corso dell'anno quando ci sono abbondanti precipitazioni. Poi c'è una distesa, delle campagne molto distese giù sotto le montagne, dove viene praticata un'agricoltura legata alle tradizioni, particolarmente gli ulivi, particolarmente i mandorleti, grosse estensioni seminativi anche di alcune colture, particolarmente pomodori. È un territorio bello, attrattivo, un territorio in cui mi piace invitare tutti a visitare. La città si apre al visitatore con il suo centro storico, dove tra le antiche viuzze e strettoie si ergono le chiese più caratteristiche. Tra queste, la chiesa di San Nicola. Edificata tra il 1640 e il 1650. Restaurata per la prima volta nel 1889 e caratterizzata da un prezioso portale in rame raffigurante alcuni momenti della vita di San Nicola. Al suo interno si può ammirare la statua della Madonna dei Sette Dolori. Accanto alla Dolorata troviamo il Cristo morto, custodito in una teca di vetro del 1700. Affrescata nel 1937, la chiesa conserva al suo interno pregevoli pitture a tempera di Natale Penati. Nel 1982, verificatosi un crollo del soffitto, lo splendido dipinto della Deposizione di Gesù andò perduto. Quello che ammiriamo oggi non è altro che una riproduzione. Il Trecento è il secolo d'oro per la nostra città. In quegli anni, alla fine del XIII secolo e dunque per tutto il XIV secolo, la città conosce un notevole sviluppo economico, testimoniato dalla costruzione della cinta muraria e dall'impianto di numerose realtà ecclesiastiche all'interno del tessuto urbano. Prime fra tutte la chiesa di San Leonardo Abate, già chiesa di Santa Maria Maggiore, la chiesa di San Donato, la chiesa di San Giacomo, che deve la sua intitolazione presumibilmente alla vicinanza alla strada del pellegrinaggio. Alla fine del 1500 datiamo la costruzione della chiesa di Sant'Orsola, conosciuta anche col nome di Chiesa del Purgatorio. Edificata alla fine del 1500, completamente ristrutturata tra il 600 e il 700. La sua facciata in stile barocco-rococò è impreziosita dal portale di breccia. Da finestre e nicchie, dove trovano posto due statue in pietra, raffiguranti San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova. Il suo interno è finemente affrescato da pregevoli pitture a tempera dell'artista milanese Natale Penati. L'interno, interamente rifatto negli anni scorsi, custodisce tele di pregio, di scuola napoletana, quella dei Santi Vescovi e della Madonna. Posto al centro del coro è collocato il maestoso dipinto della Madonna del Purgatorio, tela di Nunzio De Nunzi, datata 1707. Nel 1938 il pittore milanese Natale Penati realizzò i dipinti del soffitto e dei cornicioni, raffiguranti il martirio di Sant'Orsola ed episodi della vita di Sant'Antonio da Padova. La chiesa di Sant'Orsola viene edificata alla fine del 1500. E ospita l'arciconfraternita dei morti. All'interno della chiesa si conservano tele di pregio provenienti quasi tutte di scuola napoletana, alcune delle quali restaurate. Nel 1938 il pittore milanese Natale Penati, già operante nel territorio della Capitanata, fu chiamato per realizzare scene della vita di Sant'Orsola e di Sant'Antonio Abate nella chiesa di Sant'Orsola. Chiesa matrice di San Giovanni Rotondo e la chiesa di San Leonardo. La chiesa di Santa Maria Maggiore cambierà intitolazione, probabilmente vista la vicinanza col monastero di San Leonardo, giù a Siponto. L'attuale conformazione della chiesa non corrisponde però a quello che era l'impianto romanico originario, poiché nel 1676 l'allora arcivescovo di Manfredonia, Monsignor Orsini, intimò alla popolazione di San Giovanni Rotondo di riedificare la chiesa madre. Nel 1678 il decreto ingiuntivo con cui gli abitanti della città furono costretti a demolire in parte la precedente chiesa e a ricostruirla nelle forme che attualmente la chiesa conosce. Nel XX secolo abbiamo l'ampliamento della chiesa madre con l'apertura di un'altra navata posta a sud della navata principale. La chiesa di San Giovanni Battista risale all'età longobarda. Sorge alla periferia est della città ed è strutturalmente articolata in due corpi distinti. Siamo nella chiesa di San Giovanni Battista, detta la Rotonda, è dalla forma circolare dell'antico battistero longobardo che prende il nome della nostra città, San Giovanni Rotondo. E a seguito del sisma del 1995, i lavori intrapresi dalla sovrintendenza hanno permesso di svelare un po' alla volta gli enigmi e i misteri e anche il fascino che questa costruzione ha in sé. Ad esempio, in quell'anno, a partire dal 1995, i lavori hanno permesso di riportare alla luce i resti della vasca battesimale. lavori del 95 hanno permesso di riportare alla luce un pregevole ciclo di affreschi fino ad allora coperto dagli strati d'intonaco moderno. Questi cicli sono databili a partire dal XIII secolo per arrivare poi ad immagini come la Vergine col Bambino, che è di inoltrato 1400. Le scene sono tratte in gran parte dal repertorio francescano. Abbiamo processioni di santi, di oranti, scene dal vago sapore esotico che ci testimoniano la ricchezza del nostro passato. Circostanze che definirei fortuite, nel 1999, a seguito di una campagna di ricerca condotta sul monumento, in collaborazione con l'Università di Parigi, Nanterre, sono emersi i resti dell'antica vasca battesimale. Per ragioni di sicurezza e in attesa di un ripristino completo dell'edificio, i resti della vasca battesimale non sono oggi visibili. Al XIII secolo risale la fondazione della chiesa di San Donato. Un'iscrizione posta sulla porta d'ingresso attesta che l'antichissima chiesa di San Donato fu edificata dai Germani in espiazione delle proprie colpe nel 1292. La volta della chiesa è ben decorata a tempera con scene del ciclo mariologico. Gli affreschi raffiguranti l'incoronazione, l'annunciazione, la natività, Cristo morto e la Madonna con Bambino in trono testimoniano il genio e la versatilità del pittore che ancora oggi riescono ad impressionare l'attenzione del visitatore. Di notevole interesse è la chiesa museo di Cleonice Morcaldi, figlia spirituale di Padre Pio. Nata a San Giovanni Rotondo il 22 gennaio 1904. Cleonice vide nel frate una guida spirituale forte e sicura ed è a questo che si deve la casa museo. Ricca di storia e ricordi, racchiude tutte le tappe della vita di Padre Pio, rappresentata da lettere di ordine spirituale, testi di drammi sacri, fotografie ed articoli di giornale che inquadrano ancora di più l'animo del frate. L'animo dei San Giovannesi penso possa essere sintetizzata rievocando un vecchio episodio. L'episodio che praticamente ha visto la popolazione in qualche modo sollevarsi, insorgere solo all'idea che San Pio di Pietralcina, all'epoca Padre Pio, venisse allontanato da questa città. In quell'occasione davvero diede prova di grande orgoglio, in qualche modo frapponendosi anche all'autorità che all'epoca volevano che San Pio venisse trasferito da San Giovanni Rotondo. E quindi è gente orgogliosa, è gente tenace, è gente che ha costruito con fatica il proprio benessere, quello che oggi a San Giovanni Rotondo esiste. A 3 chilometri da San Giovanni Rotondo troviamo immersa nel verde i resti dell'antichissima chiesa di Sant'Egidio, edificata a poca distanza dal lago di Pantano, oggi prosciugato. Poco sopra il paese si erge il Monte Calvo, che con i suoi 1056 metri è il monte più alto di tutto il Gargano. Il monte è così chiamato perché presenta una cima arrotondata, del tutto sprovvista di tronchi ed alberi. La torre medievale, situata nel centro storico, ospita il Museo di Arti e Tradizioni Popolari. La raccolta museale si configura come vero e proprio centro di documentazione. Nel museo sono esposti principalmente gli attrezzi che si utilizzavano per i lavori dei campi: canestri, crivelli, setacci, aratri, falci. Tutto ciò che serviva per lavorare i campi e gli stessi uliveti di San Giovanni Rotondo. Fatica e passione hanno permesso di avere oggi uno dei prodotti di pregio dell'agricoltura del territorio di San Giovanni Rotondo, l'olio extravergine d'oliva. Oggi i prodotti che produce di più San Giovanni Rotondo sono, come dicevo, l'olivo. Quindi abbiamo un olio di grande pregio, anche se non siamo ancora riusciti a ottenere una vera e propria denominazione di origine protetta. Comunque produciamo un ottimo olio. Abbiamo anche degli estesi mandorleti, abbiamo anche un allevamento che produce ottimi formaggi. Particolarmente mi piace ricordare il caciocavallo podolico, prodotto da una razza particolare di mucche di questa zona. Abbiamo tanti prodotti della terra che vogliamo far conoscere ai nostri visitatori, appunto, che stiamo provando a dire ai nostri ristoratori di offrire principalmente prodotti di questa terra. Stiamo lanciando proprio per questo una sorta di menù a chilometro zero, cioè provare a far capire ai nostri visitatori, ma prima di tutto ai nostri ristoratori, quanto sarebbe bello riuscire ad offrire nei nostri menù ai nostri tanti visitatori principalmente i prodotti della nostra terra, e con questo non solo valorizzando i nostri prodotti, ma anche ottenendo quel famoso risultato di tipo ambientale del famoso chilometro zero, cioè dell'abbattimento delle emissioni di CO2. Il pantano di Sant'Egidio si presenta come una depressione di origine tettonico-carsica a fondo piatto e di forma ellittica, ubicato a circa 4 km da San Giovanni Rotondo. Tale conca è delimitata da una serie di rilievi che culminano nella cima più elevata del Gargano, il Monte Calvo, il Monte Corniello e di Coppa della Macchia. Fra i versanti settentrionali di Monte Calvo e Monte Calvello si estende un ampio pianoro denominato Mulanna, segnato dalla diffusa presenza di fenomeni carsici, quali doline, valli cieche e distese di affioramenti rocciosi, quali campi a pietre, campi carreggiati e in particolare campi a lastre di pietra davvero suggestivi per bellezza e peculiarità. I versanti calcarei sono incisi da una serie di profondi valloni di origine erosiva. Trattasi di siti con elevata biodiversità, che ospitano un ambiente rupestre di notevole interesse naturalistico. Di particolare interesse archeologico risulta la Valle Grande per la presenza dell'omonima grotta, che si apre su un imponente blocco calcareo in quanto sede di insediamenti preistorici frequentati sin dal Neolitico. Il pellegrino che arriva sul Gargano può godere dei luoghi della fede, della sua storia e del suo paesaggio, godendo di una serenità e di una pace unica ed irripetibile.